Eccoci di nuovo qui con Giorgio e due splendidi setter irlandesi. Io ho in braccio un meraviglioso cucciolo di 2 mesi che si chiama Aurora, Come tua figlia, come la vero? mia piccola Aurora, E io ai piedi ho la mamma di Aurora Eva. che si chiama Eva. Esatto, Eva della Mezzaluna. Dobbiamo ringraziare la signora Rossella Petrelli dell'allevamento della Mezzaluna per questa gentile, chiamiamola, concessione. Oggi parliamo di setter irlandesi. Diciamo, il setter irlandese è del gruppo 7, che sono cani da piuma, da penna, quindi parliamo di cani da caccia fondamentalmente. E, allora, oggi, come puoi sapere, ma insomma lo sappiamo tutti, la caccia si è un pochettino. Non lo so, diciamo, qui non vogliamo parlare a favore o Ci contro la caccia. mancherebbe No, altro, Giorgio Porcino. per carità. Però fondamentalmente, diciamo, sono cani da caccia che hanno una loro Beh, grossa. nascono così, insomma. Nascono come cani da caccia. Negli anni, praticamente, questa bellezza, perché fondamentalmente è un cane regale, un cane che ha una sua. A parte il colore meraviglioso, che è questo rosso mogano bellissimo, e l'eleganza e il movimento, hanno fatto sì che negli anni sia diventato un ottimo cane da compagnia. Quindi un cane che fondamentalmente viene oggi come oggi allevato, sì, sempre come cane da caccia, ma anche come cane da compagnia. E qui si potrebbe, Fiore, aprire tutta una discussione molto lunga, e forse i nostri minuti a disposizione Non ce lo non consentono. basterebbero. Però brevemente, diciamo, ci sono, non dico due correnti di pensiero, però c'è un modo, ci sono due maniere di vedere il setter, o non dico nemmeno di allevarlo. Allora, praticamente cosa succede? Che la bellezza di questo cane, l'eleganza, come abbiamo detto, e tutte le sue attitudini a ottimo cane da compagnia hanno fatto sì che negli anni si sia un po' morfologicamente strutturato e in una maniera quasi differente da quello che poteva essere il cane, diciamo, originario, quello da caccia. Quindi praticamente ci sono degli stimatori di questa razza che attuano praticamente, non dico proprio quasi una battaglia, però comunque che hanno dalla loro quasi delle rivendicazioni nei confronti di chi alleva i cani quasi solo per bellezza. E noi non ci vogliamo fare né portatori di una corrente di pensiero né dell'altra, però fondamentalmente quello che vorremmo dire è che comunque è un cane da caccia che ha un'attitudine naturale e istintiva alla caccia. Quindi qualora chiunque voglia poi appunto usarlo per la caccia lo può comodamente fare. E a differenza di, per esempio, del setter inglese, è un cane, tra virgolette, forse non voglio dire meno duttile, ma è un cane che ha bisogno di un pochettino di pazienza in più nell'addestramento, perché per esempio il setter irlandese stabilisce un ottimo rapporto proprio, diciamo, quasi a senso unico con il suo proprietario, quindi fondamentalmente risponde molto volentieri ai comandi ed è affezionato a questo proprietario, per cui per lui andare a caccia vuol dire andare a caccia con il proprietario, cosa che per esempio per il setter inglese è un cane un pochettino più duttile, per cui in realtà con quelli che vengono chiamati addestratori o dresseur in francese è un cane con il quale praticamente ci si può, non dico divertire, ma ha una maggiore, diciamo, tipo, diciamo, di maneggevolezza in questo senso. Quindi chi volesse utilizzare il setter irlandese come da cane da caccia, per carità, lo faccia. E, diciamo, comunque per questa razza di cani è comunque sempre obbligatoria la prova di lavoro. La prova di lavoro, abbiamo detto, che è quella prova, chiamiamola attitudinale, che deve essere fatta da determinate razze, come in questo caso il setter irlandese, proprio per conseguire quello che poi potrebbe essere eventualmente un titolo di campione italiano di bellezza. Quindi nella bellezza viene presa in considerazione comunque anche l'attitudine al lavoro, che devono comunque sempre avere. Aurora è nata per stare spalmata e dormire, Allora, invece. adesso parliamo, qui mi fa, non dico piacere, però allora, vedete, Aurora, sia la mamma che la figlia sono rosso, rosso mogano, e il rosso deve essere abbastanza, diciamo così, intenso, è proprio un rosso quasi cervo. Se tu vedi, per esempio, Aurora, sul petto ha una leggerissima, leggerissima sfumatura, con Bianca? dei piccoli peli bianchi. Allora, cosa succede? Praticamente il setter irlandese, quello che viene chiamato Irish Setter, praticamente è conosciuto come un cane appunto rosso. Però fondamentalmente all'origine di questa razza c'era un cane, diciamo, bianco ed arancio. Poi nella selezione è venuto fuori, chiamiamolo in seconda battuta, il colore, questo rosso omogeneo. Quindi leggere tracce sul petto di questi pochi peli bianchi praticamente stanno quasi a significare, ed è quasi come se fosse un po' un retaggio, diciamo, ancestrale di quella che è la loro origine, di questo cane bianco e arancio, che comunque viene tutt'oggi allevato
forse ecco meno popolare, perché comunque diciamo la bellezza del cane, diciamo in un certo senso, è anche in questo colore così omogeneo e perfetto. Allora, qui abbiamo una femmina, abbiamo detto molto giovane, che comunque ha già partorito, Ha avuto ben esatto. sette cuccioli Ben 2 mesi sette, fa. sì, diciamo che dalla loro sono dei cani anche abbastanza prolifici. La bontà e l'eleganza di questi cani, come diciamo all'inizio della nostra trasmissione, ha fatto sì che diventassero comunque estremamente popolari, specialmente nel dopoguerra. E devo dire che, mentre se per certi cani Fiore ci sono state delle mode, diciamo, quindi queste mode hanno fatto che, non so, sì, che magari attraverso dei film o la letteratura o eventuali, non so, pubblicità ci fossero degli up and down, quindi cani che avevano grosse popolarità per poi in realtà scomparire, per poi ritornare, diciamo, nelle nostre case oppure appunto nell'immaginario. Il setter irlandese invece è stato un cane che ha mantenuto sempre una grossa costanza, diciamo, che nel senso che gli estimatori e gli amatori di questa razza hanno fatto sì che sempre negli anni ci fosse stata una, chiamiamola, non dico produzione, ma sempre una costanza di cuccioli, e la moda non ha mai, diciamo, inficiato né nel bene né nel male. Quindi è un cane, chiamiamolo in un certo senso, solido, ha i suoi amatori e li avrà sempre. Infatti, Giorgio, ma io so che questi cani normalmente hanno un carattere molto esuberante. Loro Sì, sono particolarmente tranquilli perché stanno qui da noi un po' loro spaventati. sono, no, diciamo, spaventati no, ma sono comunque, quello che si può dire, anche un po' intimiditi da quello che potrebbe essere un posto nuovo. Però Quindi tu vedi, mi confermi che hanno un beh, carattere loro, tieni esuberante, conto di una perché so cosa. che hanno bisogno anche di un polso Sì, bello diciamo che forte. non sono, tra virgolette, come si potrebbe dire, cani stupidi. No, Il cane, quello no, no. non stupidi nel senso che sono comunque cani molto, diciamo, volitivi, per cui hanno bisogno. E poi la loro prerogativa è che in realtà sono facilmente addestrabili, però incredibilmente hanno la prerogativa di fare e qualcosa quando in realtà la capiscono e pensano che ci sia la vera necessità di farla. Non sono quindi cani che magari ubbidiscono tanto perché devono comunque ubbidire. Allora, la bellezza di questo cane, adesso voi vedete la femmina che ha, diciamo, 2 anni, è appena partorito. Naturalmente chi ha avuto delle femmine a pelo lungo sa perfettamente che nel momento del parto, ma non tanto del parto, dell'allattamento, c'è un grosso impoverimento di quelle che potrebbero essere le frange, quindi i peli di copertura, che come vedete Eva qui ha un po' perso, però fondamentalmente poi andrà sicuramente a rimetterli poi con il tempo. Aurora ha un pelo invece assolutamente lanuginoso. Sì, tutti i cuccioli hanno praticamente poi un pelo lanuginoso per poi Che essere poi sostituito, cambiano. esatto, da adulti con un pelo più lungo Però adesso io e più vorrei sericeo. far vedere una cosa meravigliosa di questa cucciola. C'ho La la pancia pancia più abbronzata. morbida del mondo. Madonna. Va bene, io me ne vado via a casa con Aurora 2. Perché tu, è vero, con Aurora la puoi portare. Allora, altre prerogative di questo cane, abbiamo detto che sono comunque la duttilità, quindi un cane che potrebbe essere comodamente tenuto anche in un appartamento. Non fatevi ingannare forse dalla taglia, che potrebbe essere, come abbiamo visto, estremamente, diciamo, vantaggiosa, quindi è un cane sicuramente di grossa taglia. Però fondamentalmente, se avete il tempo da dedicare, quindi il tempo che è comunque quello che noi appunto suggeriamo a tutti, che non prendete mai un cane se non avete almeno quelle 2 ore libere al giorno da potergli dedicare, è un cane che comunque può stare comodamente in un appartamento. Portato in campagna, naturalmente può esprimere al massimo tutte quelle che sono le prerogative della razza e la bellezza. Le vedete poi con piacere diciamo, correre un setter irlandese, in campagna è qualcosa di spettacolare. Quindi amano moltissimo, anche, abbiamo detto, l'acqua, per quanto non siano proprio dei cani da riporto in acqua, però per loro, naturalmente, essendo cani da caccia, è una grossa prerogativa quella di poter amare anche l'acqua. Senti Giorgio, visto, hai elencato le Solo meraviglie di questo pregi. cane, esattamente, un paio di difetti, dai. Guarda, diciamo che difetti non è che si riconoscono. Allora, come i cani di grossa taglia, spesso vanno testati per la displasia dell'anca. Normalmente, diciamo, tutti i cani di grossa taglia possono avere questo problema. Raramente si riscontra praticamente una presenza di megaesofago, quindi sono Mega esofago. Sì, esofago. praticamente è un po' come la nostra ernia iatale, insomma, un termine un po' improprio, però praticamente è uno slargamento dell'esofago che non Dell'esofago. permette una corretta deglutizione. Quindi i cuccioli arrivati ai primi mesi di vita possono manifestare delle patologie riferibili magari a dei rigurgiti, dei conati di vomito, appunto non ingrassano. No, comunque ci sono dei chiari sintomi di malessere. E un'altra, diciamo, chiamiamola patologia, è un po' un'intolleranza che possono avere a volte trasferendosi quindi poi come intolleranza in dei problemi intestinali con delle enteriti dal glutine, quindi un'intolleranza a volte Ah, all'amido di quello. Sì, diciamo che, come abbiamo una visto, sorta di celiachia per cani. bravissima, brava, brava, hai detto bene. Anche loro, però questi, diciamo che non possiamo proprio
prenderli come, quasi come difetti, ma sono comunque delle caratteristiche che a volte si riscontrano anche raramente. I bravi allevatori naturalmente cercano, appunto, testando la displasia dell'anca, di eliminare dalla riproduzione, anzi è quasi obbligatorio, diciamo, eliminare dalla riproduzione tutti quei soggetti maschi o femmine che potrebbero essere portatori di questa patologia. E altre caratteristiche, abbiamo detto, quindi altri difetti in realtà non se ne riscontrano. Come tutti i cani da caccia, qualora voi voleste portarli, perché è giusto che venga fatto naturalmente in campagna, la stagione si sta praticamente avvicinando anche alla stagione un po' più secca, quindi chi ha avuto un cane sa perfettamente cosa sono i forasacchi. I forasacchi sono queste ariste delle graminacee che hanno la potenzialità di naturalmente infilarsi specialmente nei piedi, quindi attraverso, diciamo, gli spazi interdigitali, o nelle, esatto, perfetto, o nelle addirittura orecchie. Quindi, essendo cani da caccia, hanno questa prerogativa di infilarsi e di girare nei posti più reconditi, più nascosti. Quindi, Perché i forasacchi pare abbiano le zampette, insomma, quando li il metti sul golf, come anche forasacco praticamente si ha una forma di muovono. V, e in questa forma di V, diciamo, contropelo, ci sono dei piccoli, diciamo, quasi aculei di silice che hanno la potenzialità proprio di penetrare e bucare. Quindi, bucano la pelle, e una volta che sono entrati, sì, si possono comodamente estrarre, però a volte creano dei grossi problemi ai proprietari, naturalmente ai cani, e anche a noi veterinari, perché a volte è un po' indaginoso, specialmente se arrivano in certe parti del corpo, andarli, diciamo, a recuperare. Quindi chi ha avuto questa, purtroppo, diciamo, brutta Capita di esperienza, dover esatto, intervenire? sì, diciamo, Cioè per fortuna in non maniera spesso, a chirurgica? volte, insomma, si tolgono con grande facilità, altre volte, insomma, è un po' più noioso. Quindi, diciamo, come tutti i cani che frequentano e che hanno frange fondamentalmente, perché naturalmente il forasacco Si aggrappa si ai aggrappa, peli. esatto, alle frange, e può naturalmente poi, essendo veicolato dalle frange, risalire. Vedi che però lei adesso, dopo un attimo che sta qui con noi, già ha preso un po' di familiarità ed è già pronta. Infatti, come dicevamo, adorano i padroni, ricordatelo quello. Se volete un cane veramente affezionato, tutta la passione che un cane da caccia può dare la dà a questo punto al padrone, quindi si Scusami Giorgio, io in trasferisce. chiusura vorrei far vedere questo spettacolo perché tu hai dormito tutto il tempo, meraviglia, ma qui ti vogliono vedere, sai? Allora ricorda il nostro sito www.alice.tv. Con Giorgio, Eva e la piccola Aurora vi salutiamo. A Ciao! presto, ciao!